Original Camelo Bondo, my dear city road boy. Talk in the city. Tell me, tell me. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me. Digitale in rete, i giornali anche nell'etere, notizie vanno in giro ancora prima di succedere. Chi evita di eccedere, chi invece non ha regole e fa di un'opinione materiale da diffondere. Le voci cambiano, si evolvono, si aggirano tra il popolo, se false poi diventano un pericolo. Per questo prima si comprovano, si sondano, si accertano e solo dopo ci si fa un articolo. Fortuna che c'è ancora chi si prende cura dell'informazione sana, ambiente, musica e cultura. Palese e solido qui clima di paura, questa persa condizioni in un'Italia di censura. Zitti e muti, questa cosa non si fa, non sia mai che le notizie trattino di verità. Ma talking the city, parlo della mia città, lascio liberi i pensieri, rendo chiara la realtà. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me. Mama Service, servizi globali per la stampa. Produzione e vendita cartucce e toner. Ritiro toner esausti, servizi ambientali. Vendita e noleggio stampanti e fotocopiatrici. Da Civitavecchia, consegna in tutta Italia. A Civitavecchia, Ferramenta FAS. Ferramenta FAS, con l'esperienza acquisita nel corso dei 20 anni di attività, è in grado di garantire la necessaria assistenza a tutti i livelli, sia produttivo che tecnico. Articoli per idraulica, casalinghi, materiali elettrici, colori, vernici, stucchi e smalti, utensili per il fai-da-te, ferramenta vendita al dettaglio. Ci trovi a Civitavecchia, in via Terme di Traiano 72. Contattaci allo 0766 288 43 oppure consulta il sito www.fasforniture.com. Una web serie? Ne parliamo stasera con i trionfatori del Roma Web Fest 2016. Allora, andiamo a cominciare. The winner is stasera a Talking the City. The winner is Fired, chiaramente. Allora, buonasera a tutti e l'applauso è per Talking the City per un altro appuntamento, ma soprattutto per i trionfatori del Roma Web Fest in una categoria, ora poi lo diremo, che ci sono venuti a trovare. Fired, il regista, Federico Malafronte. Ciao Federico, buonasera. Ciao Corrado. Dico bene, trionfatori del Roma Web Fest? The best web series nel concorso appunto del Roma web Fest. Bello, bello, complimenti. Insieme a te Simone Giacinti e Matteo Cirillo. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Due dei protagonisti, adesso andremo a vedere tutto il cast. Un cast molto ricco, sì. Per un regista tutto sommato giovane, oltre che anagraficamente, anche penso proprio come esperienze, no? Sì, diciamo, mi posso reputare un regista giovane, anche se in Italia insomma si capisce quando uno deve iniziare a fare regista realmente. Certo. Sono registi giovani che hanno 40 anni e fanno, ne so, la loro prima opera. Quindi non lo so se sono giovane o meno, però devo dire che questa è stata un'esperienza dove
appunto ci sono molti attori, ci sono stati molti attori, ci sono molti attori sia conosciuti a, insomma, al grande pubblico e attori giovani come loro due, che sono giovani. Meno giovani, ma poi una parola non c'è, no? Sono meno famosi. Beh, ma anche lì bisogna vedere famosi in che campo, perché è chiaro che se tu fai un cast con personaggi che vengono dal cinema o dalla televisione è più facile vincere, sì. Non vincere il premio, vincere proprio in generale. Oddio. Però poi se vai nel teatro, io conosco attori famosissimi, ad esempio nel campo del musical o della prosa, che a livello nazionale forse purtroppo non sono conosciuti, quindi certo. Poi bisogna vedere il famoso che cosa vuol dire. Intanto ringrazio come tutte le sere anche Desiree, ciao Desi. Che hai al tuo fianco anche stasera, Matteo. Buonasera. Ciao Matteo. Ecco Matteo, che cos'è una webserie? È un prodotto che è uscito recentemente con l'evento di internet, del web, soprattutto grazie a YouTube possibile. Ti ho preso in castagna la domanda a bruciapelo, non eri preparato, però in realtà web serie è una parola che tutti conosciamo. Quanto mi dai come voto? tutti conosciamo, beh, l'hai presa alla larga, vabbè, sembra uno di questa scuola. Però in realtà, Matteo, tutti sanno che cos'è una web serie, ecco come non lo so, però poi se vai a chiedere cos'è una web serie diventa più difficile. Lo dobbiamo chiedere a chi la web serie lo fa, perché non è soltanto la risposta del prodotto finale. Che cos'è una webserie da quando comincia il progetto? Che cos'è una webserie? Che cos'è una web series? Serie americani come Fired. E, devo dire che io non ero molto ferrato nelle web series, perché come ha detto Matteo, no, sì, non sono molti anni che questo fenomeno sta prendendo piede. Negli ultimi anni molto, con l'avvento di alcune serie italiane che hanno fatto successo e che tramite il web, che è un po' più indipendente come spazio, e dove un po' tutti quanti possono caricare un loro video, una loro serie, è uscita fuori questo nuovo linguaggio, filone per poi dopo arrivare magari a farsi notare dalle televisioni o dal cinema. Quindi la web series è un concetto un po' nuovo pure per me, perché è in continua evoluzione, secondo il mio parere. Ecco, io vorrei chiedere agli attori, no? Perché poi tu sei il regista, chiaramente nel momento in cui giri una cosa non è che ti preoccupi poi che fine fa, se va al cinema, va in televisione, fa web serie. In quel momento stai lavorando e il lavoro è... Ecco, poi magari mi dirai se sono sbagliato. Però invece per gli attori, soprattutto attori emergenti come sono Simone e Matteo, si sceglie di fare una web serie per lanciarsi, per farsi conoscere, per fare esperienza o per che cosa, Simone? Allora, Simone, vai. Ho detto Simone, ho sbagliato. Matteo. Allora, sicuramente come prima cosa, ad esempio, quando mi ha contattato Federico, mi ha proposto questa web series, a me è piaciuta subito la sceneggiatura. Quindi, insomma, a prescindere da tutto, mi è piaciuta la sceneggiatura, perché molte volte, appunto, essendo una cosa nuova, molte volte ti propongono cose pazzesche. Tipo, ad esempio, che tu leggi la sceneggiatura, ma che cos'è che devo fare? Devo dire? No, è bello, mi sembra interessante, tutte queste cose sperimentali, no? Perché tu leggi il padre e la tua madre, no? Cose stranissime, tu dici, vabbè, ma alla fine, capito? E quindi, come prima cosa, è stata bella la sceneggiatura. E quindi, quando tu fai una bella cosa, sei contento a prescindere, che sia una web series, che sia teatro, che sia una cena a casa di un amico, pure una cosa bella, nel senso, no? Tutte queste certo. cose belle, quindi è una cosa bella. E poi, sicuramente, c'hai... Purtroppo io vengo dal teatro, ho fatto tanto teatro... O per fortuna. Per fortuna, infatti. Sicuramente per fortuna. Ed è più visibilità, cioè è questa cosa che è immediato, cioè nel senso io faccio teatro, molte persone non sanno manco, no? Magari ho amici a Milano, ma te che fai nella vita? Ciri? Io faccio lo spettacolo, teatro. Poi io gli clicchi una cosa, ecco quello che faccio. Ammazza che figata! Non c'è, capisci subito. Beh, questa è vecchia, già l'abbiamo sentita tante volte, tanti ospiti vengono qua, in effetti il teatro nasconde un po'. Sì, bravo, bravo. Poi se fai teatro di nicchia come Simone, in realtà ancora di più, perché poi Simone fa cose molto ricercate, sì, vero? Sì, sì, teatro un po' più... Ricercate, vabbè, non ritrovate, però ricercate. No. Se perde spese. Ricercate, mai trovate da nessuno, però... Cioè,
Sì, no, vabbè, sì, il teatro è una cosa che un po' ti porta, non ti porta quella visibilità che ti porta una webserie, però poi in realtà noi, perché io ho accettato sta cosa? Perché poi sembra che chi fa teatro là accetta qualsiasi cosa gli viene proposto purché ci sia della visibilità, ma non è così. E come dice lui, il prodotto era bello, era scritto molto bene, poi l'hanno in realtà, poi lui non so se ne parlerà, ma l'hanno riadattato, all'inizio era molto più grande, poi l'abbiamo riportato, ecco, in web. Ecco, parliamo appunto di FireRed, FireRed, mentre parliamo stanno andando delle immagini appunto della webserie. Ecco, FireRed, intanto diciamo perché FireRed. Allora, licenziamenti, si parla di licenziamenti. Volevo dire una cosa che stavano dicendo Simone e Matteo. In questa serie ho avuto la fortuna di lavorare con tutti attori che vengono dal teatro. Quindi questa cosa qui, che insomma il teatro è meno conosciuto forse. Io spesso vado a teatro e vedo attori bravissimi e sono... Matteo l'ho preso perché l'ho visto in teatro. Oh, giusto, vedi. L'ho chiamato. Ecco, così, poi parliamo di Fired. Fired è una serie che parla appunto di un tema abbastanza scottante, che sono i licenziamenti. Tutto avviene all'interno di questo supermercato, interamente di notte, dove non ci sono tra l'altro clienti, non so se avete notato, e tutto viene narrato appunto da questa troupe televisiva capitanata dal... Tanto vediamo che insieme a Matteo c'è Roberto Fazioli, che è un amico di Talking the City, che salutiamo, non sta benissimo, quindi è rimasto a casa per salute recitare. Tutti. Un applauso a Roberto. Roberto, personaggio. E Francesco Montanari, appunto questo reporter che cerca di trovare a tutti i costi, diciamo, l'inghippo, quello che sta accadendo all'interno del supermercato, e chi è appunto, chi sarà il licenziato di questo. Colangeli, vediamo attori, insomma. Poi c'è Giorgio Colangeli, con il quale io ho lavorato già a teatro con uno spettacolo. Bravissimo attore, non devo io insomma dire chi è. Altro, certo. E, tra l'altro, loro hanno fatto uno spettacolo a teatro che sono andato l'anno scorso a vedere, sia Colangeli che Francesco, insieme a Maria Corini, che è una delle sceneggiatrici e produttrici. Si chiama Il più bel secolo della mia vita, e già era una coppia interessante, seppur molto diversa. E quindi ecco, praticamente dentro questo supermercato devono licenziare una persona. Sì, c'è questo grande interrogativo che ci facciamo un po' tutti. Chi sarà licenziato? Beh, una bella trovata, perché in genere chi sarà l'assassino, no? Bravo, esattamente. Infatti è un po' anche questo, no? Infatti a me mi ha entusiasmato, io l'ho visto, a parte lo possono vedere tutti andando a cercare FireRed, scritto FireRed per chi non parla le FireRed in inglese. E lo cercate su YouTube, sono soltanto per il momento tre puntate. Sono tre episodi che sono stati messi appunto sul web. Per il momento, però non diciamo molto, work in progress, avrete delle notizie prossimamente. Ecco, non posso dire molto. Però chiaramente non si può interrompere a tre puntate senza far sapere chi è quello licenziato. Ci mancherebbe. Quindi, per forza questo. Di cose. Bella pure questo. Licenziato è il regista. Un po' tutti, licenziati. Ecco, parliamo della difficoltà poi di trovare una produzione che copra una serie. È stata studiata in quante puntate questa serie? Allora, questa serie in realtà non è solo di tre puntate, ma il progetto è molto... più grande. All'inizio doveva essere una serie televisiva e questo appunto fa capire ancora di più perché un indipendente sceglie il web piuttosto. Dalla televisione, perché con il web puoi farti notare appunto da chi fa cinema, chi fa televisione, ecco. E Fired è stato un po' questo, e devo dire che grazie alla, diciamo, alla costanza e alla follia pure, tra virgolette, se vogliamo dire questo, di tre giovani come noi, che sono Tommaso Gorini, Sara Skelter e Maria Gorini, le due avevano scritto la serie, ok? Hanno scritto la serie, e siamo riusciti a fare Fired, che è un prodotto totalmente indipendente, dobbiamo dirlo. È un prodotto indipendente, però sposato da attori professionisti di grande levatura. Abbiamo parlato chiaramente di Montanari, che è conosciutissimo per ovvi motivi televisivi, che ha accettato subito di fare questa cosa con te. Allora, diciamo, a me mi hanno dato la sceneggiatura
un anno, più di un anno fa, l'ho letta e mi era piaciuta molto e l'avevo immaginata con determinati attori. Poi con il passare del tempo sono andato a vedere delle persone a teatro, tra cui pure Montanari, Maria aveva fatto uno spettacolo con lui e insomma siamo riusciti a fare questo cast. Giorgio era uno di quelli che l'avevo subito immaginato nel ruolo del grande capo, ecco. E Roberto pure nella troupe, Roberto Fazioli, perché insomma certo, mi piaceva sta, questo vichingo simpatico che fosse appunto un po' maltrattato e vessato insieme a Matteo Cirillo da Montanari, era molto simpatico. Poi con il tempo, grazie a Maria pure, è stata proposta Alessandra Costanzo, che era perfetta per fare quel ruolo lì della signora che vuole andare a tutti i costi in pensione. Tra l'altro bravissima attrice di teatro, come no, Alessandra come no, Costanzo. E una vita sul palcoscenico proprio. E in più Enzo Salvi, perché con Enzo ho già avuto delle esperienze, avendo fatto io la regia di alcuni suoi videoclip, alcuni progetti che non sono ancora usciti. Ho chiesto ad Enzo se voleva leggere sta sceneggiatura, se l'ha letta, gli ho detto guarda, ci sarebbe questo personaggio, mi piacerebbe che lo facessi te. Ha fatto come no, mi piace molto. Bene, ora andiamo in pubblicità e poi rientriamo proprio cercando di focalizzare questi attori importanti, che sicuramente anche qualche aneddoto ci vorrei certo, raccontare di aver lavorato certo, con questi professionisti importanti. Web serie, hai fatto. No, dietro c'è un grande lavoro e fortuna, chiaramente, forse bravura di Federico Malafronte, tante volte è anche un prodotto di alta qualità, grazie anche a degli interpreti molto molto bravi, dico bene. Sì. Hai avuto la fortuna quindi di avere personaggi conosciuti a livello nazionale, dicevamo Francesco Montanari, ecco, fermiamoci un minuto, non si può non parlare di Francesco Montanari, mentre ne parliamo sta andando un video che lo riguarda. Sappiamo perfettamente che lui si è rotto le scatole di... Francesco Montanari è libanese, dico bene, sei un po' stufato di questa cosa? No, vabbè, stufato non so, però insomma ha fatto tantissime cose, tantissimi film. Certo, l'attore. Per esempio io l'altra sera lo sono andato a vedere a teatro e insomma invito tutti quanti ad andare a vedere appunto Americani al Teatro Eliseo con Francesco, è un cast fantastico. Con Sergio Rubini, insomma, stanno tanti bravi attori. Anche un Ciufoli, Roberto Ciufoli, nuovo, che non mi aspettavo. Quindi, avendo visto Francesco molte volte a teatro e anche in altri film, sì, ce lo ricordiamo sicuramente con questa serie perché è stato bravissimo, ecco, è bravo però. Lo togliamo subito perché sappiamo che Francesco non è contento, però no, quando dici Francesco Montanari viene da pensare al libanese. Però mi dicevi che mentre giravate comunque capitava qualcosa, non è successo? Sì, vabbè, qualcosina, i soliti simpaticoni che passano, le tre di notte, avendo girato di notte, insomma, c'erano qualcuno che doveva, insomma... Che va da lontano libanese, sì, però aspettano un semaforo verde per scappare. Sì, perché con libanese vergogna. No, che si vergogna, c'ero proprio paura. Sì, sì, sì. Bene, però ecco, ricordiamo che Francesco ha fatto tante cose. Come ha fatto tante cose Enzo Salvi. Sì. Ecco, mentre Francesco è uno che ha fatto molto teatro, quindi si presta a queste cose. È vero che anche Enzo viene dal cabaret, sì, però magari già è un personaggio mediaticamente, anzi proprio a livello cinematografico, molto più famoso. Beh, sì. Come sei riuscito a convincere Enzo a fare questa cosa con te? Ma con Enzo adesso sono quasi 2 anni che ci conosciamo, è nato un bel rapporto, diciamo che io ascolto molto i suoi consigli, siamo diventati un po'... diciamo papà e figlio, ecco. Lui poi ha anche 2 figli molto giovani. Sì, sono io il papà oggi. No, scherzo, Enzo è una persona molto generosa, è un folle perché sta sempre, ha sempre tante idee, sempre molto carico, molto entusiasta, però insomma non è stato difficile perché ha letto la sceneggiatura, aveva già lavorato con me in altri lavori come Il Ballo dello Sbailo, insomma altre avventure folli che abbiamo fatto con Enzo e con tante altre persone, insomma, che, con il quale abbiamo pure collaborato con Fired, e devo dire che non è stato difficilissimo convincerlo. E poi insomma è un piacere avere attori diversi tra di loro perché certo. Enzo è un attore che appunto fa un certo tipo di cinema, ok, però molti non lo conoscono, ma anche secondo me anche nel drammatico
potrebbe funzionare tantissimo. Beh, non fa una parte comica in Fired, tra le altre cose, io spero che quanto prima escano anche le altre puntate, perché mentre Montanari ha una bella parte, un po' quello che gestisce un po' tutta la situazione, Enzo ha una parte, insomma, ecco, come giustamente gli altri ragazzi, quindi magari succede qualcos'altro dopo. Esattamente. Abbiamo invogliato il pubblico. Bravo, hai fatto un bel lavoro. Secondo me il premio che vi è arrivato è anche grazie poi a questa idea che avete avuto, oltre alla bravura giustamente di tutti. Ecco, Matteo e Simone, invece per quanto riguarda voi, lavorare al fianco di attori così conosciuti e scoprire che poi alla fine, quando si lavora, si è tutti uguali, no? Che effetto vi ha fatto? Simone, adesso iniziamo con Simone, stavolta guardo lui. No, è stata una bellissima esperienza, infatti io poi ho sempre ringraziato loro dal primo giorno, perché si è creato subito quel legame bello, ma anche con lui che non si conoscevamo, in realtà adesso non si vedevamo mai. No, però si crea subito quel legame anche con gente super, super disponibile, super... mi ricordo, sono andato sul set il primo giorno, Francesco mi ha preso, mi ha detto dai ripassiamo un po' insieme, e mi ha detto una roba che a me mi ha detto, secondo te va bene se io ti faccio questa cosa? Io ho detto, guarda Francesco, per me può fare quello che ti pare. No. Senti, però io non so, mi perdonerà, a me adesso Federico mi odia, però poi sta a fare una cosa con l'Ibanese. in quel momento... Ma ti è venuta in mente questa cosa? Vabbè, no, mi è venuta in mente... O era soltanto Francesco un attore che sta facendo? No, è Francesco un attore che ha fatto una cosa grande che io ho visto e che a me è piaciuta, però comunque lo vedevo proprio come un grande attore più che come attore, quello che ha fatto quella cosa. Un grande attore che secondo me sta lavorando anche meno di quello che dovrebbe, perché prima o poi... Scegli abbastanza bene. Adesso... Ma sta lavorando tantissimo, però poi in realtà lo vedo fare sempre ruoli da comprimario, invece secondo me merita proprio più spazio nel cinema italiano. È quello che gli auguriamo tutti, ovviamente. E invece per quanto riguarda Matteo, qualche esperienza, qualche aneddoto con questi attori? Ma guarda, sicuramente io diciamo che condivido quello che ha detto il mio nuovo amico Simone Vicenti. mi sono divertito da matti, soprattutto con lui, cioè, nel senso, perché noi avevamo questa cosa, io, Roberto e... Tu stai sempre con Roberto praticamente. Sì, stavamo sempre insieme, o noi due, e poi se c'era Francesco. Cosa che poi lui, tra l'altro Federico, mi ha detto che questi due personaggi, il mio e quello di Roberto, insomma sono stati messi un po', cioè lui ci ha messo mano, anche abbiamo un po' molto improvvisato, secondo me nel girato poi c'erano 8 minuti del girato in cui Montani continuava a insultarci e noi che mi sposavo le cose, Roberto che ci seguiva, cioè, quindi credo che, non so, saranno stati altri quelli quando hai tagliato, perché abbiamo improvvisato tantissimo, perché venendo appunto dal teatro, una cosa buona del teatro, venendo tutti quanti dal teatro, è questa famosa situazione, stai in situazione, che vuol dire? Vuol dire che se io sono aperto, insomma, e Montanari c'è stata una persona che, cioè, era più aperta di lui, disponibile, non è che magari capito perché io sono, no, e quindi era, si metteva in gioco come noi stavamo facendo, come tutti stavamo facendo, e quindi stavamo in situazione, lui ci insultava e noi ci prendevamo gli insulti, e lui, mettiti là! Là, ma più da qua, ma prima mi hai detto là, insomma ci sono ammazzate e risate così, e poi ci giravi fino alle 7 del mattino, è per questo, perché si perdeva un sacco di tempo. E quindi no, diciamo, no, che questo trio era già stato scritto molto bene, poi in più è accaduto quello che accade quando degli attori si trovano sia come a livello professionale che come persone bene, quindi si sono trovati bene e a volte insomma sono dovuti... Ecco, sono andati pure oltre al montaggio, infatti in effetti abbiamo dovuto tagliare qualcosina, perché insomma loro poi ci avevano preso quasi gusto, insomma, possiamo dirlo. Abbiamo dato il giusto spazio, perché lo meritano, ai protagonisti principali, ai nomi famosi, però in realtà abbiamo qui comunque due attori che io stimo molto, giovani soprattutto, che stanno lavorando. Ecco, ad esempio Matteo sta adesso al Teatro Chione con uno spettacolo molto importante. Abbiamo una clip del tuo spettacolo che addirittura molto volentieri. Quando eravamo repressi. Dopo 25 anni torna la mia commedia Quando eravamo repressi, dove due coppie giovani che hanno il calo e il desiderio cercano di risolverlo scambiandosi. Voi siete una coppia che lo fa ogni settimana, giusto? Beh sì, io sono un teorico del sesso, mi sono preparato, ho studiato per farvi godere. Non sembrerebbe? No, io invece ho proprio bisogno fisico di fare sesso, cioè a me mi prende all'improvviso.
tipo fame. Inesausta. Bene, e voi invece è la prima volta che lo fate, giusto? Sì, direi. La prima volta. A proposito di fame, io ho un piccolo problema che confondo le cause con gli effetti. Cioè, quando lei mi tocca, invece di eccitarmi, sento molto appetito. Sì, infatti il sesso tra me e Federico, diciamo, è un po' come la saga di Guerre Stellari, un episodio ogni 4 anni. Bene, se volete sapere se si potrà risolvere così il vostro problema di calore desiderio, venite a teatro a vedere Quando eravamo repressi! Vi aspettiamo! Ecco, fino al 30 ottobre al Teatro Ghione, un grande amico di Talking the City, ovviamente Pino Quartullo, che ora è in Basilicata, in giro per l'Italia per lavoro, lavora tantissimo. E, insomma, abbiamo scoperto cose nuove su... Sì, ma era sul personaggio o sul protagonista? No, era estremamente personaggio ed era la prima volta che lo vedevo, quindi grazie. Perché... l'avete preso. Bellissimo, no? È carino. Ecco, sappiamo che Pino Quartullo, ridendo e scherzando, però affronta sempre temi molto importanti, anche di spessore. Raccontaci in due parole questo spettacolo che ci ha incuriosito e magari verremo anche al Ghione ad applaudirti. Wow. Allora, ricordiamo dal 19 al 30 ottobre, quindi da mercoledì al 30. Da domani sera, esatto. Oh cavolo, scusate, vado. Anche abbiamo fatto questi giorni le conferenze, no? Ad esempio, quindi era Pino, che ovviamente questo è stato un film che poi è stato sequestrato, censurato, e poi lui aveva già fatto questa, infatti si chiama Quando eravamo repressi 3.0, perché è la terza volta che lo fa a teatro. E quello che alla fine è uscito fuori da queste conferenze è perché ci sono dei testi che andranno bene per sempre, i cosiddetti classici, perché parlano sempre alla fine i problemi sono sempre quelli, e giustamente il sesso. C'è sempre fatto, no? Certo. Una cosa è. Così ci raccontano. Così dicono. E poi se farà sempre, insomma, si spera. E i problemi sono sempre quelli. Questo è un po' meno certo, però. Matteo ha qualche problema. Certo, poi no, nel senso. E poi alla fine, e quindi si riscopre sempre attuale questo testo, che comunque per la prima volta lui l'ha fatto negli anni 90, quindi stiamo parlando di 16 anni fa. E quindi. Quindi questo è, si ride, poi si ride tanto, cioè si ride proprio, almeno insomma da quello quando l'abbiamo fatto, si ride a pieno di... Si ride del sesso, quindi comunque due cose insieme che funzionano, no? La comicità e il sesso poi sono... Ecco, non c'è sesso in Fired. Mannaggia. Chissà, no, questa è una domanda, chissà. Non lo so, cioè, ancora non è chiusa la sceneggiatura. Ma tutto. Sì, è tutto fatto, capirai. No, non c'è sesso. Forse vabbè, no. Il personaggio di Maria qualcosa porta, sì. Però. Vabbè, un'altra tematica abbastanza scottante, che è quella delle donne incinta. Certo, che rimangono incinta. Per essere rimaste incinta. Purtroppo non possono continuare a lavorare, oppure non vieni presa per quel motivo. Cosa che trovo ancora molto, insomma, retrograda. Sì, sì, questo comunque lo stai dicendo, ma in realtà chiunque poi andrà sul YouTube e cercherà Fired web serie lo vede, perché comunque se ne parla, lei all'inizio non lo vuole dire, poi si scopre, anzi la donna anziana che dice, ma se vede che... Ridendo e scherzando parliamo di temi molto scottanti, ecco, oggi in Italia, oppure non ne parliamo perché un certo tipo di informazione... non ne parla in maniera, diciamo, come si dovrebbe, forse, come c'è l'esigenza di parlarne. E su questa cosa posso dire, e ci tengo molto a dirla, che questa sceneggiatura non nasce a caso come veramente tanti progetti che vediamo, ok? O perché mi appassiono a un personaggio piuttosto che un altro, o voglio parlare di quella cosa lì o di un'altra, ma è una storia realmente accaduta, perché una delle due sceneggiatrici, Sarah Skelter, ha lavorato realmente in un supermercato. Quindi nella lavorazione di questo... Che è quella che sta ai formaggi? No, Sarah Skelter è una delle produttrici. Ah, beh, scusate, non è... Quella ai formaggi, adesso poi parliamo anche degli altri, perché sì, mi sembra giusto, certo. Insomma, ricordare un po' i nomi di tutti, anche se siamo tanti. Quella dei formaggi è Carlotta Tommasi, anche grande. Lei viene dal teatro, una giovane appunto attrice molto brava che ho conosciuto in un provino, e è stata, a me piaceva proprio perché questa sua simpatia, questa sua rotondità, e beh, era, insomma, forse quella giusta, al posto giusto. Sì, sì.
oppure anche un personaggio leggero, se vogliamo, una che non si prende molto sul serio, ok? Quindi molto bello. Poi anche Luca Di Capua, lui ha fatto anche altre esperienze in televisione, che è il nostro scaffalista Francesco, del quale se ne parla in una delle puntate in maniera molto diciamo veemente, molto concisa. Questa è una cosa che voglio sapere, chiaramente i ragazzi che sono qui con noi stasera, se parlare di questo secondo voi incuriosisce adesso, questa sera chiusa la trasmissione, magari noterai su YouTube un aumento delle visualizzazioni, ecco. Speriamo. Secondo voi parlarne incuriosisce? Chi vuole rispondermi? Lei? Martina, dico bene? No, Livia. Ah, Livia appunto. Beh no, nel frattempo ha cambiato nome da una puntata all'altra, giustamente. Parlarne alla fine incuriosisca, e sicuramente io personalmente andrò a cercare di vedere almeno la prima puntata, sicuramente. Poi quando stai lì, tu vedi la prima, poi dici a me, vedo pure la seconda. No, io sono particolare, nel senso che non riesco a fissarmi su una serie, cioè magari inizio, poi però non la finisco, poi dopo un po' la vado a rivedere, quindi... E alla fine ha ragione, perché è talmente tanto vasto il mondo del web che te perdi, nel senso, no, c'è quello là, poi diventi quello, quindi... Ce ne sono... La bravura è nel catturare l'interesse. Se ne vedrai tre, saremo però contentissimi. Tre alla fine, se fa sette minuti l'una, se poi sette minuti, sì. Vedi, Livia, vero? Sì. Livia, senza volerlo, o forse volendo, non lo so, Federico, però ha detto una cosa che potrebbe farti scattare la cosa. Non è il film al cinema che tu lo vedi da inizio alla fine, anche se non c'è più, però non c'è più il microfono. Probabilmente fatto tutta fine. Dicevo, non è come al cinema che tu stai lì, vedi il film dall'inizio alla fine e poi chiaramente te lo devi vedere tutto. Il web serie a un certo punto, se te stufa, spegni, oppure sì, non segui più, non vedi le altre. Sì. Quindi la bravura non è solo nelle riprese, le inquadrature, gli attori bravi, tutto che deve funzionare bene, ma è anche nel momento in cui poi post produzione lo studio lo manda in onda, far crescere sempre la curiosità e l'interesse. Quindi hai un lavoro doppio per la web serie. Molto sei d'accordo? Grande. Sì, bravo, sì, noi sono... Sono d'accordissimo, perché a differenza appunto delle grandi serie che vanno in onda su Sky oppure la Rai o Canale 5, la differenza è che sul web hai un'attenzione diversa, completamente. Le persone dalla mattina alla sera sono con il cellulare in mano, hanno quei pochi secondi, 30, si stimano 30 secondi, così dicono, per catturare l'interesse appunto dello spettatore, uno spettatore tra l'altro molto giovane che ipoteticamente tu usufruisci di internet, non so, usufruisci molto del cellulare, usi il cellulare, vedi Facebook, ecco, questi sono i nuovi linguaggi, il web li utilizza molto, ok? Non dico sfrutta perché è brutto, però la realtà è che sfrutta molto. Quindi con pochi secondi devo catturare la tua attenzione, ok? Sì. Che se no ti metti davanti alla televisione la sera e ti guardi, che ne so, una serie televisiva che dura 40 minuti una puntata. Ancora più difficile la nostra, perché era partita proprio come una serie TV, ok? L'abbiamo fatta diventare appositamente da 7 minuti per invogliare le persone a vederla in maniera magari cinematografica, diciamo, perché tutti un po' ce lo dicono, sembra un po' più che per il web, un po' più cinematografica. E me lo dicono spesso sta cosa, e quindi a me fa piacere, quindi anche questo potrebbe essere un nuovo linguaggio, e questo l'ho notato anche in altre serie, tra l'altro, che si stanno sviluppando in maniera molto forte. Senti, un aspetto, poi magari penso che abbiamo detto un po' tutto, un aspetto di queste web serie, e qui magari ecco Simone che ha parlato un po' meno, vorrei che mi rispondesse lui. E io ho invitato voi, anzi vi ringrazio, se venite da Roma, perché credete comunque nel mezzo anche televisivo per una promozione. Assolutamente. Stranamente ho invitato dei ragazzi che stanno facendo una web serie qui nel comprensorio e non hanno pensato fosse opportuno, o non so per quale motivo, insomma hanno un pochettino lisciato, come si dice, no, l'invito. Ecco, secondo te Simone, è importante quello che si fa a tutti i livelli, sia che dentro ci siano attori conosciuti, registi bravi con esperienza, oppure che magari sia una cosa fatta dentro casa col telefonino, cioè è tutto uguale e poi si diventa famosi allo stesso livello usando il web, oppure anche qui c'è una discriminazione? Questo è un tema molto ampio, cioè, ovviamente adesso
Passa molto questo messaggio che se prendo un telefonino e mi riprendo da solo dentro la stanza dicendo due o tre cose, con un rivolto ad un pubblico giovane, no? Che, come diceva Federico, sta sempre sul telefono, cosa che faccio anch'io, sta sempre sul telefono. Passa il messaggio che posso diventare famoso, quindi che bisogno c'è di studiare o non di studiare, cioè di studiare recitazione o di studiare un metodo di un canale. Però io penso che la grandezza o comunque l'importanza di quello poi che fai è pure il fatto di capire che se tu parli sul web c'è un modo, passa il messaggio in un determinato modo, però se vengo qui e parlo con te non posso utilizzare lo stesso linguaggio che è. E comunque è importante venire anche qui, o comunque è importante andare in radio, che è tutta un'altra cosa, è importante anche, che ne so, fermarsi per strada a parlare con una persona. Però sono tutte cose differenti, e non perché io ho fatto adesso una serie web, io faccio il web punto e sono uno youtuber, esatto. Cioè non ti, secondo me è troppo, sì, diventa un... È limitativo. Diventa limitativo perché poi tutti ti conoscono come, tu sei un youtuber, poi adesso... Purtroppo c'è pure questa cosa che io l'ho vista, mo saranno bravissimi questi ragazzi, però ho visto che stanno dei film con degli youtubers, quindi non si capisce bene se stiamo noi dalla parte del giusto, se sbagliamo noi a fare un determinato tipo di percorso. Poi ognuno fa una scelta, cioè magari io come lui abbiamo scelto un percorso che è voluto o non voluto, poi il libero arbitrio sta un po'... L'esigenza secondo me è la condivisione, cioè... Loro che fanno gli attori, io che voglio fare il regista e faccio il regista. Certo, certo. Abbiamo un'esigenza primaria che è la condivisione. Ci siamo accorti che il web potrebbe essere, può essere un canale. Perché non utilizzarlo? Cioè, magari potrebbe essere la nuova... Sì, poi le cose si intrecciano. Non è detto che chi fa web poi magari non viene programma televisivo. Ma è capito, quello che dicevi prima, cioè, ti ho detto fai un altro tipo di teatro. Sì, però proprio il problema del teatro o di tutto è che poi diventa tutto autoreferenziale. Cioè, che se io faccio solo teatro o faccio solo web e non vengo in trasmissione da te a parlare di quello che faccio, diventa autoreferenziale. Che devo fare un video su YouTube per parlare di quello il che mio faccio? Video su YouTube. Poi diventa una cosa... Bella questa cosa, mi dà un applauso di Potrebbe essere una nuova idea, però. Come rubano su dentro. Federico, siamo attenzione in chiusura. Che ci stanno ascoltando. Siamo in chiusura. Secondo te abbiamo detto tutto quello che ti aspettavi di dire su Fired o c'è ancora un qualcosa? L'ultimo. Una cosa che ci tengo a dire molto è che questo progetto. È che Montanari ha fatto il libanese. No. È che sono contento di aver fatto questo progetto perché ci ho creduto molto e tante persone hanno creduto con me a questo progetto. Tante volte non li ricordiamo perché sono tanti, ok? E appunto la condivisione di cui parlavamo prima, e poi anche perché io lo immaginavo così come lo vedete. Per ora lo immaginavo così e avevo appunto l'esigenza, la voglia di poterlo fare con questi attori, perché al di là sì dei nomi, è giusto che i nomi ci siano, però è stato un set così professionale dove quel limite lì, appunto, quella distinzione quasi non esiste, esiste perché loro hanno fatto di più, ma appunto la complicità tra le due parti, sia loro che sono, vogliamo dire, inesperti, anche se tanto inesperti non siete nemmeno, e quelli esperti, è stato che hanno condiviso. Questa è una cosa che troppo spesso non accade tra gli attori. Invece il bello è avere una famiglia, un po' una famiglia. Lui è venuto sempre un giorno prima sul set. Okay. Sei sbagliato. No, un altro set non era possibile. Cioè, no, in un altro set ora mai... è clamoroso. Però il bello è che a me, almeno a me, quello che accade spesso nei set, per fortuna, devo dire la verità, si creano queste famiglie. Sì, è infatti, vero. Dove è molto non teatrale, finisce, però è nel teatro. Ma ce n'è proprio un'esigenza proprio grande, secondo me, proprio perché noi parliamo di web, parliamo di tutto questo che invece ha disgregato, ha allontanato le persone. Federico Malafronte. Grazie.
Mi verrebbe da chiedere, ma cosa puoi fare da grande? Una cosa, però, giovanissimo, e poi si porta anche molto bene. L'ultima cosa, saluta la troupe che ci ha permesso di fare tutto questo. Io sì, cioè, infatti voglio, piccolo... a parte tutti gli attori, non so se li ho detti tutti, vabbè, Massimiliano Mereu che insomma Banderas, ha fatto piccolo, grande amico mio. Mitico Banderas, voglio ricordare comunque la produzione, l'ho detto, e ringraziare ancora Maria Gorini, Sara Skelter e Tommaso Gorini. Ok, e i costumi di Lucrezia Farinella, fantastica, simpaticissima, Daniela Leoci ai trucchi, e Victor Torrefiella alla fotografia, fantastico, lui tra l'altro un ex attore, cioè faceva l'attore, quindi non li ricordo tutti i nomi e sicuramente qualcuno me lo scordo, però devo dire grazie a loro. Bene, allora, grazie a loro, grazie a voi che siete stati qui con noi questa sera, un applauso ancora una volta a questo Pirate che vedremo tutti molto volentieri, quindi ringrazio Simone Giacinti e Matteo Cirillo, ringrazio ovviamente Federico Malafronte, ringrazio i ragazzi che sono stati in studio con noi, Damiano Impiccichè, la regia al quale va l'applauso di tutti noi. Devo dire che oggi i mezzi tecnici non l'hanno assistito molto, però insomma abbiamo portato questa nave in porto anche questa sera. Bene, appuntamento per voi tutti a domani e con Talk in the City per un'altra avventura. Buonanotte a tutti, ciao! Hi. Hi. Mama Service, servizi globali per la stampa. Produzione e vendita cartucce e toner. Ritiro toner esausti, servizi ambientali. Vendita e noleggio stampanti e fotocopiatrici. Da Civitavecchia consegna in tutta Italia. A Civitavecchia, Ferramenta FAS. Ferramenta FAS, con l'esperienza acquisita nel corso dei 20 anni di attività, è in grado di garantire la necessaria assistenza a tutti i livelli, sia produttivo che tecnico. Articoli per idraulica, casalinghi, materiali elettrici, colori, vernici, stucchi e smalti, utensili per il fai-da-te, ferramenta vendita al dettaglio. Ci trovi a Civitavecchia, in via Terme di Traiano 72. Contattaci allo 0766 28843 oppure consulta il sito www.fasforniture.com. Original Camelo Bondo, my dear city road boy. Talk in the city. Tell me. Tell me in the city what I want. Dimmi, cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me. Sul digitale, in rete, in giornali, anche nell'etere, notizie vanno in giro ancora prima di succedere. Chi evita di eccedere, chi invece non ha regole e fa di un'opinione materiale da diffondere. Le voci cambiano, si evolvono, si aggirano tra il popolo, se false poi diventano un pericolo. Per questo prima si comprovano, si sondano, si accertano e solo dopo ci si fa un articolo. Fortuna che c'è ancora chi si prende cura dell'informazione sana, ambiente, musica e cultura. Palese solido qui, clima di paura, questa persa condizione in un'Italia di censura. Zitti e muti, questa cosa non si fa, non sia mai che le notizie trattino di verità. Ma Talking the City, parlo della mia città, lascio liberi i pensieri, rendo chiara la realtà. Dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me. Thank you.